Carmine Lizza, abbiamo parlato di sinergia appunto tra chi studia l'andamento sismico di alcune zone e chi poi effettivamente costruisce. Ecco, dal suo punto di vista esiste questa sinergia? È stata l'intensità così brutale di questo terremoto a far saltare qualsiasi parametro oppure c'è stato un lavoro che poteva essere fatto diversamente? Allora esiste sicuramente una sinergia importante, perché in Italia non dobbiamo dimenticarlo, ci sono delle norme tecniche per le costruzioni che sono, diciamo, all'avanguardia nel panorama internazionale, fanno anche riferimento, diciamo, a delle leggi, delle indicazioni che vengono da indicazioni internazionali. Allora c'è la conoscenza di base, quello che la collega stava accennando poc'anzi, che ci permette di distinguere il territorio italiano in diverse zone, in diverse aree sismiche, quindi conosciamo bene dal punto di vista storico anche quali sono la pericolosità di base, cioè la possibilità, la probabilità che possa avvenire un evento sismico. È chiaro che questo poi va tradotto in uno strumento che ci mette in condizioni poi di poter operare, di poter costruire in maniera adeguata dal punto di vista sismico. È fondamentale questo rapporto di collaborazione. Perché? Perché l'energia del terremoto, di una singola faglia, è soltanto un pezzo, per quanto importante, di quello che è a valle di tutto il percorso la risposta sismica locale di un singolo edificio, quindi risposta sismica locale del terreno, quindi degli effetti di sito e quanto questi effetti di sito possono generare problemi sulle costruzioni. Per farla molto più breve, non è semplicemente la magnitudo che genera il danneggiamento a livello degli edifici, ma ci sono tanti altri meccanismi come la propagazione sul piano di faglia, per esempio. Non so se avete notato, i danneggiamenti sono concentrati lungo una fascia. Anche i primi danni, insomma, che sono stati censiti, che ci sono i colleghi dell'INGV stanno facendo un lavoro molto, molto dettagliato sulla tipologia di danni, ci sono delle zone anche 30 km lontano dalla zona epicentrale che hanno avuto dei danni molto singoli, perché molto probabilmente questo è legato alla pericolosità geologica e geomorfologica in generale ed anche ad effetti di sorgente. Cioè quando si rompe un piano di faglia, che può essere una nuova rottura oppure possono essere semplicemente delle vecchie faglie che vengono riattivate, la direzione di rottura sul piano determina un convogliamento dell'energia che si libera in una determinata direzione. Cosa comporta dal punto di vista morfologico il fatto che il terreno in prossimità dell'epicentro di accumuli si sia abbassato di 20 centimetri? Questo cosa comporterà in futuro? Allora, la cosa importante, questo è l'effetto morfologico del movimento sul piano di faglia. Quindi dal punto di vista morfologico ci sono già delle evidenze anche morfologiche a livello di territorio per quanto riguarda l'espressione morfologica del piano di faglia, ma in realtà dal punto di vista ingegneristico, dal punto di vista delle costruzioni e quindi quello che si può fare, la propagazione sul piano di faglia è uno di quegli elementi che noi non riusciamo a determinare in precedenza, così come non è possibile prevedere un terremoto. Allora qual è il problema? E anche degli altri terremoti, per esempio anche nel terremoto dell'Aquila si è notato che qualche chilometro alle spalle della rottura, quindi la direzione della rottura nell'altra direzione, non abbiamo avuto danni. A distanza di 30 chilometri invece abbiamo avuto dei danni. Questo può essere generato dalla propagazione sul piano di faglia e da effetti geologici e morfologici particolari che amplificano l'onda sismica in alcuni periodi, in alcune frequenze che possono fare la differenza sulle strutture. Quindi la dinamica degli edifici è assolutamente importante insieme a quella, alla dinamica del suolo. Pantosti, ovviamente la prevenzione poi principalmente riguarda le tecniche di costruzione che si scelgono, l'abbiamo visto anche in questo caso dove non ha funzionato, ma la ricerca scientifica può fare di più oppure la ricerca scientifica, diciamo, il suo appunto, quel materiale che deve fornire chi poi decide di costruire già lo fa? La ricerca scientifica direi dà tutti i dati oggi a disposizione, sicuramente come già appunto sottolineato dal collega, siamo sicuramente all'avanguardia, noi siamo un paese che ha una produzione scientifica rinomata in tutto il mondo e siamo di esempio per molti aspetti. La comprensione del fenomeno e quindi tutto ciò che può aiutare alla prevenzione
e anche come viene sempre richiesto la previsione, sono tutto l'insieme, la sintesi di tutti i dati che possiamo dare. E questo serve, servirà nel futuro, cioè la ricerca scientifica continua ad avanzare e ogni terremoto purtroppo è il nostro laboratorio di ricerca. Noi non abbiamo un laboratorio dove possiamo andare a fare un esperimento, certo. Purtroppo dobbiamo aspettare questi eventi così drammatici per studiare e comprendere meglio il fenomeno. Ogni terremoto per noi è una lezione su cui migliorare le nostre conoscenze. C'è una regione, una zona, un'area italiana di eccellenza da questo punto di vista, diciamo, dove se si verificasse oggi un terremoto di intensità 6.0 non accadrebbe nulla o poco nulla, cioè dove si è costruito seguendo dei canoni effettivamente antisismici concreti e reali? Questo forse... può dircelo più il nostro collega. Allora, in prima battuta mi viene da dire dove già c'è stato un terremoto, perché purtroppo le normative sismiche in Italia seguono l'andamento dei terremoti. Il caso di Norcia in questo è... Il caso di Norcia a valle di una serie di studi che andrebbero fatti, quindi andare a vedere un attimino anche l'amplificazione sismica di sito, andare a vedere se la tipologia edilizia di quel centro abitato ha un lavoro in termini di frequenza e di periodi, sono praticamente le oscillazioni dell'edificio se sono compatibili o meno con quelle del terreno, quindi se ci sono fenomeni di risonanza. Quindi io non la butterei lì dicendo Norcia non ha avuto danni, sicuramente ha avuto una ricostruzione fatta con criterio, però ci sono degli elementi importanti da tenere in conto che la normativa tra l'altro prevede, perché la normativa prevede perfettamente come si possono misurare gli effetti di sito. Esiste la classificazione sismica in funzione della velocità delle onde S, per esempio, per alcune strutture strategiche tipo gli ospedali, ma le stesse scuole, in alcune regioni è stato già applicato, sono previsti degli specifici studi di risposta sismica locale, quindi la progettazione segue quelle indicazioni che, partendo da una pericolosità di base, forniscono gli elementi numerici per poter realizzare delle costruzioni assolutamente sicure. Ecco, ma la domanda di Alessio, che giriamo anche a lei, appunto, risponderebbe anche lei, esistono delle eccellenze, ma dove il terremoto è già avvenuto? Allora ci sono dei posti dove non ci sarebbero dei danni molto limitati qualora ci fosse un terremoto, e sono quelli dove è già accaduto. Dove è già accaduto e dove è stata fatta una ricostruzione secondo i criteri. La zona che è stata maggiormente danneggiata, tranne qualche piccolo esempio dove probabilmente è stata applicata la normativa antisismica del 1979, cioè quella che ha seguito il terremoto di Norcia, probabilmente sono stati fatti degli interventi che andavano o nella direzione del miglioramento sismico e non nell'adeguamento, oppure in una prassi consolidata che purtroppo esiste in Italia per quanto riguarda la ristrutturazione degli edifici. Torniamo da Cristina Clementi, che si trova ad Amatrice, per capire anche qual è lo stato d'animo delle persone che stanno vivendo nelle tendopoli. Se Cristina ci sente, no, il collegamento non c'è più. Allora, non è aperto. Rimaniamo in studio. Leggevo stamattina un ingegnere giapponese intervistato sui giornali, un esperto di terremoti, che diceva se un terremoto di questa intensità fosse avvenuto in Giappone non ci sarebbero stati danni. Solo perché sono più bravi a costruire, anche noi in realtà abbiamo una conoscenza, un know-how importante da questo punto di vista sui terremoti. Anche della California è stata detta la stessa cosa. Sì, ci sono molte similitudini tra Italia e Giappone, abbiamo infatti molte collaborazioni anche con la California. E la tipologia del costruito è sicuramente una grossa discriminante tra il nostro paese e il Giappone o la California. A Tokyo terremoti magnitudo 6 fanno parte, diciamo, della vita, della quotidianità. Sì, abbastanza quotidianità. E, però lì non c'è un costruito storico come il nostro che andrebbe adeguato e che andrebbe appunto studiato in consistenza con una buona microzonazione, quindi una comprensione del territorio molto approfondita che ci farebbe capire appunto quali sono poi le condizioni geologiche del terreno che viene attraversato dalle onde sismiche, certo. E che poi va a impattare sul costruito. Grazie ai nostri ospiti.